Iosibi, costicenice, elei, cumincea și taliare, după cum vedeți, taliare. Cumincea diseniare, coie la diseniu, că l-am făcut noi prima. Vedeți? Deci în acesta modul că o să funcționa anche machina talia polistirol. Deci în vece de pena sarà un filo caldo, però vedete că el percorso e continua, deci nu e cum e a laser o altre machine, che se interrompe e sare în altra parte. Cu asta vedete că c'è un percorso continuo. Deci mio programma fa questo percorso continuo un automatico. Se volete modificare potete trascinate anche voi una linea nera o bianca dove volete trascinare il percorso e lei va dopo quella percorso. Vedete? Questa è. Ci hanno fatto qualche prove con stampa 3D. Am collegato una penna qui, vedete, con una fascetta. E facendo il G-code con il mio programma della pagina costicinec.cm8, vedete? Facendo il G-code, la stampante 3D disegna questa. In questo modo anche quelli che non ha mio CNC e vuole vedere di essere capace se può usare mia macchina, se ha un amico con una stampa 3D può fare un G-code, vi spiego come adesso, e andare a una stampa 3D o a una fresatrice a tre asse, questa fresatrice a tre asse, e può disegnare questa immagine. cnc.it cm8 così, e ci andiamo sotto e prendiamo questo segno per prima e facciamo copia immagine, andiamo sopra, noi faccio un refresh per vedere come pagina vuota. Deci am copiato immagine, ok, faccio clic destra, copia immagine, vado cu G-code, faccio incola, ok, e imagine già e fatta qui, deci transformă automaticamente în G-code. Adesso o deve salvare, deci da qui, da questa butone faccio save G-code, ok, e adesso stampante, deci scheda CD, ok, si vede, deci scheda CD. Cioè, o metto al computer in questa, lo metto qui, così, o metto un computer, ok, e adesso vado in USB di qua, però non lo salvo come NC, vedete che è estensione NC, io lo salvo con estensione G-code. Deci faccio qui metto diciamo test, deci test.gcode, o metto, scrivo plus perché è segno plus G-code, e da qui dalla estensione non lascio G-code file NC. Deci clic cu asta freceta cu ei sotto, ok, così, e da cui scelo tutti file. În questa modo lei se salva cu G-code, că altrimenti se lasava qua NC, se salvava come plus.gcode.nc. Deci state molto atenti, deci ultima estensione deve essere G-code, nu altra NC o text o altre cose, ok? E adesso salviamo, deci siamo al nostro CD, salviamo al nostro CD card, ok? Salviamo. Deci adesso e salvata plus G-code. E adesso con questa, con CD card, andiamo a macchina 3D, mettiamo il CD qua, CD card,
Ok, facem un restart a machina. Ok, così. Scambio la carta. Ok, io ce l'ho qua, ho messo con due di questi due scotch. Ok, anche qui. Così. E metto questa qui. Tiro. E metto questa qui, così. Così. Adesso come faccio per non... Deci lui deve essere in questo angolo da sinistra. Adesso faccio di nuovo. Faccio CD card. Print from CD. Print from CD di nuovo come s-a fatto. E plus, ok. Si vede plus. E adesso dadiamo un bottone. E lui comincia a disegnare, come vedete. Disegna quella croce. Ok. E ha ritornato, ha venuto un punto di partenza di dove è partito. Poi il CD card da qui. E andiamo di nuovo a computer. Ok. Adesso andiamo di nuovo a nostra pagina, questa CNC, ok, e prendiamo altra immagine. Io prendo questa love, ok, deci faccio clic destra, copia immagine, vado sopra, faccio clic destra in questa casella, faccio incolla e automaticamente la immagine si trasferisce in G-code. Vedete, questa e G-code da cui casella e con G-code, vedete, creato. Che le trasferisco con butone Save G-Code, deci con butone questa Save G-Code, lo trasferisco a scheda, a CD. Vedete anche qua, adesso come ho detto prima, deve fare clic qui e sceglio tutti i file, ok? E do nome Costi CNC come era prima, Costi CNC, però togli C e scrivo G-Code. Perché la stampata 3D accetta solo G-code, non vede le file mici. Deci faccio salva e adesso, certo, mi domanda că c'è altra file che ha salvato prima, faccio sì. E adesso noi am salvato questa immagine a scheda CD e o disegniamo con la penna. Prendo scheda CD, ok? Metto la stampata 3D, ok, e faccio un restart, butto questa da così. Sta preparata, però perché ce l'abbiamo già disegnato, andiamo con questa un po' più a sinistra, diciamo così, per avere tempo così, per avere spazio, perché ho fatto quella disegno. Costi CNC e lei comincia a tagliare, dopo come vedete, tagliare, comincia a disegnare quella disegno che l'hanno fatto noi prima, vedete? Deci in questo modo così funziona anche macchina taglia polistirolo. Deci invece di penna sarà un filo caldo, però vedete că el percorso e continua, deci nu e cum e a laser o altre machine che se interrompe e sare în altra parte. Questa vedete că c'è un percorso continuo, deci mio programma fa questo percorso continuo un automatico. Se volete modificare potete trascinate anche voi una linea nera o bianca dove volete
trascinare il percorso e lei va dopo quella percorso. Vedete? Questa è. Cioè, dopo questa penna là. E vediamo il risultato. Vediamo il risultato. Se aveva adesso, se io metteva qui, se metteva qui una tagliarina a filo caldo, e tagliava polistirolul exact cum e în questa imagine. Vedete? Nu, nu questa. Questa sono prove che am fatto io prima. Deci qui, questa che am fatto noi. In questo modo avete visto che facile è fare una immagine, un G-code per taglia polistirolo, ma non solo per taglia polistirolo, deci un G-code generico che è accettato da tutte macchine, deci un G-code standard, diciamo, che è accettato di tutte le macchine. Solo che all'inizio alcune macchine chiede alcuni parametri. In nostro caso adesso la stampa 3D ha chiesto quei parametri, ma è possibile che altre macchine, se nu hanno incluse a inizio quei parametri, può dare un errore. Però si può risolvere, perché voi mettendo quei parametri o eliminando alcune linii di code, il G-code è standard, deci accettato di tutte le macchine taglia polistirolo. Per questo vi voglio dire che mia macchina non è diversa, mio programma non è diverso di altri programmi, solo che mia programma fa un G-code specifico per le macchine taglia polistirolo, che crea un percorso continuo che non interrompe, come succede quando usate altri programmi per fare G-code. Però il G-code risultato è compatibile con tutte le macchine da mondo. Spero che questo video vi è stato utile e vi aspetto con commenti e domande a chi riguarda questa macchina o altre domande che avete. Arrivederci!